Michele, fai da te, eccoci a dare qualche buon consiglio a tutti coloro che hanno un problema con la lavatrice, un problema di odore. In questo caso non è un malfunzionamento del nostro elettrodomestico, ma un odore che proviene di solito dal cestello. Ebbene sì, è difficile pensare che in una macchina che va a pulire con acqua e detersivo i nostri indumenti possano così crearsi e svilupparsi delle muffe che col tempo vanno a creare questi odori. E è facile però anche pensare che l'acqua va ad insediarsi in alcune guarnizioni o peggio ancora sono i panni che anziché essere tolti subito dal cestello, ahimè, tante volte ce li dimentichiamo per qualche ora e qualcuno anche per qualche giorno. Ma presto fatto, possiamo porre rimedio con il solito bicarbonato e l'aceto che praticamente utilizziamo così universalmente un po' per tutto. Allora, vediamo le dosi. Bisogna prendere il bicarbonato, bisogna prendere 4 cucchiai da cucina di bicarbonato, metterli in un recipiente dove abbiamo già messo 100 ml di acqua, andare a sciogliere miscelando con il cucchiaio, dopodiché andiamo a prendere la soluzione che abbiamo ottenuto e andiamo a metterla qui dove di solito mettiamo il nostro detersivo. Chiudiamo il nostro sportello e invece mettiamo all'interno del cestello 2 bicchieri di aceto di vino. Tutto qui, non dobbiamo far altro a questo punto che chiudere il nostro cestello, avviare un normale ciclo di lavaggio con acqua calda, dopodiché la nostra lavatrice sarà tornata come nuova. Ecco, magari andiamo ad asciugare all'interno il cestello con un panno o con una spugna, ma la nostra lavatrice, state tranquilli, non porterà più odore. Io spero con questo video di essere stato d'aiuto a qualcuno. Se così lo è stato, vi invito a mettere un bel pollice all'insù, spolliciate e fatemi sapere se avete utilizzato anche voi questo sistema. Ciao, alla prossima!